Ragazzi, ciao a tutti, Nick raga, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa North Marsh Reloaded Dead. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi brevemente che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questo e molti altri videogiochi scontati. Va bene, allora ragazzi, dunque, abbiamo sempre problemi con questo macchinario del nuovo DLC. Problemi che prima non, la roba non appariva, ora appare però non lavora perché dice che non c'è spazio per scaricare. Quindi prima di buttarlo via stavo pensando, forse ci va un pallet sotto, ce lo devo mettere io perché non lo so, ma forse ci devo mettere un pallet. Questo si chiama Farm Production Pack, ci sta tutto tranne il Farm Production Pack Premium, Production Revamp, Course Play, Agricoltura di Precisione. No, niente, non ci stanno guide su questo nuovo pacco. Almeno mi pare che non ne vedo. Quindi non si sa. Vabbè, allora mi viene da pensare che forse dice che non... Allora lui dice non c'è spazio qui sotto. Spazio esaurito. Non è che ci va un pallettino sotto? Allora, pallet... Premium Expansion, che non c'entra niente con sto nuovo pack, diciamo, ovviamente. Ah, famo una cosa. Buttiamolo di nuovo, sto macchinario, via. Di nuovo, lo metto al centro. Allora, vendi. Mi devo dare indietro 42.500. Allora, 42.500. Me li do indietro e mo lo piazzo al centro, perché voglio vedere se mi dice ancora che non c'è spazio. Voglio vedere se ancora osa dirmi che non ci sta spazio. Dopo di questo tentativo o cestino proprio sto coso? Che poi dice si sovrappone, ma con chi? Sì, diciamo che però non mi fa impazzire metterlo... Ok, lo metto un pochino più in qua, più lontano da tutto. Allora, fammi vedere se mo mi fai ancora capriccio oppure no. In teoria, mo vediamo, Oh, dopodiché, io lascio perdere, voglio fare qualcos'altro. Non è che mi vado a stare dietro a sto macchinario tutta la vita. Barbabietola. Aggiusto un po', perché tanto qua alla fine poi... Allora, vediamo un po', produzione. Barbabietola da zucchero lavata. Attiva, manca l'acqua, ovviamente. L'acqua manca. Già ho scaricato 10.000 dentro in così poco tempo. Oh, vabbè. Che poi c'è sempre sto fatto che non capisco sto 5 milioni di da dove salta fuori. Non ne ho la più pallida idea. Allora, facciamoci arrivare all'acqua e vediamo se mi dice ancora produzione bloccata. Io poi a quel punto non so dove metterlo sto macchinario. Vediamo. Niente, materiali mancanti. L'acqua mo non arriva più. Che miseria. L'acqua mi serve, dai. Com'è che mo non mi arriva più l'acqua? Mi hanno tagliato l'acqua? Ho pagato la bolletta? Andiamo. Allora, vediamo un po'. È arrivata l'acqua? Niente, è finita l'acqua. Ok, andiamo a pigliare un po' d'acqua manualmente. Non so che fine ha fatto, sarà finita? Ma che ne so. Mo alcune cose le autovendiamo, perché già siamo proprio incasinati qua. Cioè, sta troppa roba. Allora, l'acqua dove la prendo mo? Boh. L'acqua... Ah beh, l'acqua aspetta. Posso dire che c'ho scioglineve qua. Ci avrà un po' di acqua ancora, no? Oppure l'ho consumata tutta l'acqua che era qua dentro. Mi sa che l'ho finita. Vediamo. Ah no, ce n'è ancora. Nello scioglineve c'è ancora un po' d'acqua. Effettivamente non ha nevicato. Effettivamente... Vabbè, potrei anche prendere l'acqua da qua, a dire la verità. Cioè, un po' complicato, però, per dire. Allora, vai. Ah, qui è l'altro camion, ecco dov'è. Ok, dunque, ricapitolando, te da qua ti dovresti togliere.
Ok, allora vediamo di fare le vendite automatiche. Vediamo di fare alcune vendite automatizzate. Ma prima devo andare a dare l'acqua. Ah, questo è l'ultimo tentativo. Poi non lo so qual è il problema, però non mi va di impazzirci. L'ultimo tentativo, poi c'ho da fare le mie vendite. Ah, l'acqua dove va? Tutto là. Aspetta. Mannaggia miseria. Cioè, devo riuscire. Ma guarda, dai. Madonna. Quanto è complicato, però. Oh, ma più vicino di così come mi devo mettere? Ma che sta giocando? Oh, ma è scemo. E scarichiamo. Madonna mia, però mi sta facendo passare la voglia sto macchinario, ah. Sto macchinario proprio. Ma l'acqua niente. Ma come la devo dare? Acqua non accettata. Ma io sto macchinario lo sto per buttare. Non lo so quali problemi c'ho qua, ma c'ho problemi. No, basta, basta, basta. Basta, va a fangulo, va. Ma va a fangulo, vattin, va, basta. Dammi indietro i soldi, va, 42,5. Ma va a fangulo. Non lo voglio vedere più quel macchinario. Oh, e porca miseria, lo metto qua, io lo metto là, dove lo metto, metto. Non funziona. Ok, allora, ora facciamo le cose serie. Dunque, andiamo a fare le vendite. Va, mi ha fatto perdere troppo tempo quel macchinario. Basta, non lo voglio vedere più in vita mia. Allora, ora facciamo le cose serie. Dunque, che ci abbiamo da vendere? Allora, qui ci abbiamo il mulino. E allora, va bene. Allora, dried corn. Era da vendere dried corn? Non mi ricordo. Andiamo a vedere. Dried corn. Sì, vabbè, potrei vendere. Cioè, se vendo ora... Ah no, aspetta, gennaio è il mese prossimo. Allora, aspettiamo. Devo vendere... devo vendere strawberry e formaggio. Quindi, strawberry, negozio, vendita e formaggio, via via via. Facciamo da qui la vendita perché... Cioè, siamo strapieni, raga, siamo strapieni. Zuppa di carote. Ma quella che sto a fare cazzo poi io. Ah, in autovendita, sì, perché è meglio, me ne fa troppa. Ah, ma ce l'ho l'acqua. E non la pigliavo. E non, difatti non pigliava l'acqua, mo. Cioè, ma vi rendete conto? L'acqua ce l'ho. Non la voleva proprio ricevere. Cosa assurdo quel macchinario. Non la voleva l'acqua. Roba da matti. L'acqua c'è in abbondanza, altro che non c'è. Insilato, l'acqua c'è, pure sono strapieno e non ci andavo. Ma vaffanculo. Ma allora, che altro devo vendere? Che non me lo ricordo. Carote. Ah, sì, sì, la farina, giusto, la farina. Ok. Allora, fieno non lo vendo, ovviamente, mi serve il latte, siamo pieni di latte, oh, pieni zeppi di latte. Barbabietole. Che barbabietole ci volevo fare quel lavoro. Ma sinceramente, allora, mi è passata la voglia delle barbabietole. Cioè, le barbabietole tecnicamente io dovevo lavorarle, però con quel macchinario non ce l'ho fatta. Mi è passata la voglia. L'altro macchinario non ne parliamo, che butta tutto a terra e ci perde una vita. Fa passare la voglia pure quello. Quindi siamo pieni di roba che è un peccato non lavorarla. Farina e tanto frumento abbiamo. Quindi vediamo un po' dove è sto panettiere, va. Da qualche parte ci deve essere il panettiere e lo zuccherificio, se vogliamo lavorare magari anche quelle. La cosa più sicura che uno può prendere. Allora, sartoria, carpenteria, zuccherificio. Quanto costa? 60.000. Porca miseria. Buono, vai. Meglio buttarli qua a 60.000 che buttarli là. Allora, zuccherificio. A posto. Ora so
Ma la so dove portare a barbabietole. Posto migliore. Passo un attimo per di qua. Ora quelle... Allora, perché normalmente è quello accetta lo zuccherificio, no? Lo zuccherificio dovrebbe accettare le barbabietole, ovviamente. Ovviamente, perfetto. Ok. Passiamo per di qua, che tanto è terreno mio che è da lavorare. Ora carichiamo le barbabietole, le portiamo là, ci facciamo lo zucchero, poi lo zucchero lo vendiamo. Ma non mi va di farci altro perché... si perde un botto di tempo. Penso che fare questo mi fa guadagnare bene. Allora, diciamo, comunque questo DLC nuovo, dai, alcune cose sono carine, alcune cose non le sto a capire. Pannelli solari sono belli. Un bel sistema quello. Allora, zuccherificio. Allora, vediamo un po'. Lo zuccherificio si trova qua sotto. Vicino. Allora, io lo potrei mandare a vendita e Q. L'importante però è che non vende, perché sennò gli faccio il Q. Io ho detto solo guida, non vendere. Quindi, in teoria, non dovrei avere problemi. Allora vai. Allora l'altro camion lo carichiamo. Ok. E poi quindi abbiamo messo due cose in autovendita. Le barbabietole le stiamo mandando là. E dobbiamo comprare il panettiere. Il panettiere dove si trova? Panettiere, forno? Beh, in teoria è il forno. Certo, è lì che fanno il pane. Quant'è? 50.000! Vai! Avanti, a posto! Oh, con 110.000 le ultime due pensieri. È meglio di così, guarda. Risolvi i problemi. Dobbiamo poi risolvere sempre questo problema della cacca. O se no devo andare a vendere. Allora, tu sei carico. Sì, ma qua è stretto passa. Appunto. Sto cancello. Sta ringhiera, mo. Che è un problema, a dire la verità. No, è un problema sta ringhiera. È un gran problema, raga. È un enorme problema. Madonna. Accidenti, se è complicato mo. Va bene. Allora andiamo di retromarcia. E poi boh. Ormai è venuta così. Madonna quanto fa fatica sto mezzo. Ma mi sa che mi viene tutto stretto qua. Mi sa che devo uscire dal davanti. Perché come la faccio l'uscita qua a sinistra? È complicato. Usciamo per di qua, va. Allora vediamo un po' se quello è per la strada giusta. E ancora questo qua sta. Allora, dov'è sto coso zuccherificio? Ok, allora vendita e Q. Effettivamente che strada stai a fare? No, sta razza di strada qua. No, fermo. Perché non va dritto e va a sinistra? Perché mi sa che manca il percorso. Che miseria. Ancora mancava.
Madonna, dov'è che si scarica? Dov'è che si scarica? Boh. Ah, là è, che l'avevano dato? Ok. Allora scarichiamo le bellissime barbabietole. Il camion si sarà bloccato. Il camion sta andando a vendita EQ, ovviamente. E va bene, ormai facciamo fasta strada. Anzi no, aspetta, in teoria no, mi manca da inserire. Allora, zuccherificio, zuccheri, vabbè, penso che è scritto bene. Allora, zuccherificio, produzioni. Vediamo. Ok, ora sta andando allo zuccherificio. Ma dovrei fare il percorso inverso. Da dove? Da sinistra? Boh. Andiamo da destra, va. Fammelo mettere bene sto coso. Ma va a trovare la strada per tornare indietro. No, mi sa che qua. Oddio, mi sa che qua è una strada chiusa. Mi sa che qua è tutta una dannata strada chiusa. Però aspetta, qui ci deve essere qualche altra fabbrica. Questo è un postaccio. Mamma mia, uscire di qua è un incubo. È un incubo uscire di qua. Non so neanche dove mi trovo. Sto a fare giro giro tondo, sto a fare. Come trovo? Sono tornato al punto d'inizio. Avessi saputo prima. Sì, mo valla sì. Oh, l'ha fatta la curva. Ma guarda, effettivamente è così complicato venire qua. Non mi meraviglia che sto poveraccio si va a schiantare. Qualcosa di assurdo uscire per di qua. Per forza di cose bisogna fare una cosa così. Un macello. Allora, lui scarica, ma è un qualcosa di mostruoso qua. Non so manco che cacchio ho combinato qua. Facciamo un percorso di andata e ritorno.
No. Ok, allora ci puoi tornare a casa in qualche modo? Sì? Madonna, che se ora non si va a incastrare? Ah, meno male che i paletti sono finti, va. Allora, vediamo un po', ha scaricato. Ma aspetta, ma io in teoria non avevo messo deposito. Deposito ortaggi. Che è meglio, lì devo andare. In qualche modo almeno. Ma sicuro se vanno a bloccare perché c'è un macello. Ok, deposito ortaggi anche per lui. Ok, allora. Dunque, quella. Allora, facciamo una cosa. Ovviamente. Qui l'ideale è che pio un altro cassone perché sennò non ci sbrighiamo. Perché devo trasferire le cose nel piccolo, nell'altro magazzino. Così metto la roba in distribuzione perché qui a fare avanti e indietro non è possibile. A fare avanti e indietro è troppo complicato. Allora, tecnicamente c'ho da parcheggiare questi. Dovrei fare un po' di sistemazioni. Sì, una parola è... Ma come faccio a entrare qua dentro? Vabbè, però lo lascio qua e poi do una sistemata, va. Ah, troppo confusione, c'è troppa confusione. Allora, vai allo shop. Prendiamo magari a noleggio per ora, perché poi magari non mi serve più. Quindi un bel carrello di quello che piace a me. Di solito è questo. Quanto mi costa a noleggio? Noleggia. Vai. Ok. Allora, giustamente, ecco, per quello voglio fare le cose fatte in quel modo, perché qui si incastra sempre. Ok, intanto che c'ho gli operai che vanno in giro, facciamo un attimo sta sistemazione. Vediamo di liberare un po'. Una parola, c'è parecchio da fare. Intanto dovrei dargli una lavata perché è proprio sporco totale. Ottantatremila di concime. Allora, devo togliere un attimo quello da là e poi posso andare a parcheggiare le cose. Mi basterà prendere... Dov'è? Ah, tu sei arrivato qua. Allora, giustamente, mo... sì. Beh, sì. Giustamente, è normale che così non... Dove andavo a finire? Aspetta, quello non lo devo mandare negli ortaggi. Il camion, quello facciamo un'altra cosa. Allora, il camion lo devo mandare in farm. E l'altro camion invece è pure in farm. In pratica dobbiamo cominciare a spostare farina, cose, così facciamo quello che dobbiamo fare, insomma. Ok. Allora, vediamo un po'. Mi serve il mezzo, quello... Aspetta.
Allora, si deve andare praticamente allo sciogli ghiaccio, sciogli neve. Da lì facciamo lo spostamento automatico. Allora, mi serve questo. Che tecnicamente qua dentro ci posso parcheggiare di tutto. Però è molto scomodo, l'ingresso è scomodo. Ok, allora. Dobbiamo fare la farina. No, la farina ce l'abbiamo già, di la verità. A proposito, è vero, la farina ce l'abbiamo già. Può andare già a diventare pane. Allora, aspetta un attimo. La farina noi l'abbiamo già. Farina. Distribuzione. Farina in distribuzione. Dopodiché panificio, forno, come si chiama? Allora, torte no. Pane. Ah, può anche immagazzinarlo tranquillamente. Perfetto, questa è fatta. E questa è una, sì. E l'altro invece è partito, sì. Ok, l'altro pure. Perfetto, mi sta a fare. E poi c'è una gigantesca capacità, quindi. Ok. Perfetto. Ok. Un bel carico di frumento in più lo voglio dedicare sempre a farci il pane. Quindi già abbiamo iniziato a fare pane e zucchero. Per quanto riguarda invece il mais essiccato che abbiamo qua, quello il mese prossimo si vende. Allora, dove sta di bello? Frumento, un bel carico di frumento glielo vado a dare sempre a fare pane. Allora, vediamo un po' la situazione. Tu sei arrivato, sciogli. Allora, perché praticamente, piuttosto che fare tutta quella strada ogni volta, abbiamo questo piccolo deposito. È piccolo, però fino a 100.000 per prodotto lo accetta, quindi è meglio di niente. Quindi io scarico qua e poi da qua lo mando altrove. Quindi barbabietola, scarico qua dentro. La barbabietola, sì, la barbabietola che io scarico qua dentro. La devo forse attivare, mi pare. Barbabietola da barbzuc. Lo sta barbzuc, barba. Madonna, vado a trovare. Eccola qua, attiva barbzuc. E barbzuc in distribuzione. E così va a finire, da qui va a finire di là. Oltretutto la barbabietola qui da sola non deve arrivare, così non ci sono problemi. Disattiva l'ingresso, solo in uscita. Ok. Oh, così ce li togliamo davanti sti prodotti, no? Ah, questo lo devo mandare per fare. Questo mi serve per le barbabietole, che quelle devo continuare a spostarle. Deposito ortaggi. E questo sciogli neve. Oh, se facciamo passare un'orata, se facciamo passare una mezz'oretta, ricevo un po' di soldi. Eccoli qua. Sono arrivati i soldi praticamente della vendita del strawberry e della vendita del formaggio. E poi oltretutto effettivamente
c'ho poi da spostare il latte, che ne abbiamo parecchio. Solo che qua dentro c'è acqua, o no? Qua dentro c'è l'acqua. Vabbè, poi lo facciamo, va. Troppe cose in una volta diventa complicato. Scioglineve. Che poi l'acqua non so dove portarla. Allora, un altro bel carico di barbabietole. Madonna, quante carote che abbiamo! Aspetta, quelle non ci stavo a fare la zuppa io. Zuppa di carote, madonna quante ce n'è ancora. Ma mi sa che le carote è meglio venderle. Ma qui non si finisce mai. Mi sa che le carote buona parte è meglio venderle, perché ne abbiamo troppe e ci vuole troppo tempo a trasformarle. Le carote si vendono anche quelle il prossimo mese. Ok. Mi sa che le carote il prossimo mese le vendiamo insieme a... non mi ricordo che altro c'era da vendere, comunque. Comunque, sì, abbiamo molte cose da vendere, quindi il debito lo possiamo tranquillamente recuperare. Cioè, non tutto, ma grossa parte, sì. Allora. E niente, famo così, raga. Se no, sta roba sta ferma in magazzino e soldi non ne vediamo mai. Quindi o la trasformiamo e poi la vendiamo, o comunque qualcosa ci si deve fare. Frumento mettiamo... no, qua, caspita, mi confondo ogni volta. Qua dove vanno le carote? Ammazza che velocità di retromarcia, eh? Quindi usiamo questo come punto di scambio, piuttosto che fare tutta quella strada che è lontanissimo. Quindi mo io la farina, cioè il insomma, praticamente il frumento, sì, il frumento da qua lo sposto in automatico in distribuzione. Distribuzione, quindi il frumento distribuito va a finire ovviamente nel mulino con priorità massima, quindi finisce per forza di cose qua dentro, diventa farina, la farina poi viene automaticamente spostata nel forno, quindi un ciclo più o meno automatizzato, va. Ok, raga, purtroppo il tempo è volato via e c'è ancora sempre tanto da fare, che però faremo nel prossimo gameplay, mi sa. Quindi almeno abbiamo iniziato un po' a spostare le cose, a venderle, a produrre qualcos'altro. Quindi oggi abbiamo comprato due fabbriche e già siamo passati alla produzione. Spero vi sia piaciuto il gameplay, raga. Come sempre, commentate, scrivete, lasciate un bel pollice in su. Ci si becca. Ciao alla prossima!